Ancora per il momento molto tranquillo, ci sono cioè perlomeno per quanto riguarda me vengono i clienti abitudinali che stanno qui, insomma, qui in centro, poi per il resto non mi sembra che ci sia tanto movimento. Città triste, un po' desolata. Siamo tutti preoccupati perché c'è questo peggioramento, siamo entrati nella zona rossa e quindi questo ci preoccupa molto. Forse è arrivata tardi, magari visto i numeri che erano in crescendo anche negli ultimi giorni, settimane, 15 giorni, insomma, sono sempre stati in aumento, soprattutto qui in Umbria, quindi magari forse saremmo dovuti intervenire un po' prima. E spero che qualcuno sicuramente ne risentirà e questo mi dispiace, ma anche io, perlomeno anche a me, insomma, sicuramente ne risentiamo. Però se serve per riuscire ad uscirne, appunto, spero. D'altronde penso che non si poteva fare altrimenti, è stata una scelta dovuta e una scelta magari che si poteva fare anche forse prima. Confidiamo ovviamente nel buon senso dei cittadini, come dire, stare un po' più attenti, ecco. Ma il centro storico direi che è deserto anche in ragione delle misure restrittive. Giustamente speriamo che la gente si attenga a quelle che sono le disposizioni normative vigenti, con l'utilizzo dei DPI, e che ci sia anche un occhio di riguardo magari da parte delle istituzioni nei confronti di questi provvedimenti, perché stanno mettendo in ginocchio, diciamo, tutto il territorio nazionale e nello specifico quello locale, vista la contingenza perugina.